Buonasera, mi è stato chiesto da uno studente il quesito numero 7 della sessione suppletiva del 2016, esame di stato conclusivo e prova di matematica. Propongo qui la soluzione, ovviamente non c'è una sola soluzione, questa è quella che può venire in mente in maniera abbastanza semplice senza ricordare troppe cose. Il quesito è di geometria analitica nello spazio ed essenzialmente viene dato un punto P di coordinate note 2, 1, 1, quindi abbiamo tre coordinate x, y e z, e viene data la retta espressa secondo il seguente sistema x più y uguale z più 1 e z uguale meno y più 1. E notiamo che questa retta non è data in forma parametrica come normalmente, diciamo, siamo abituati a lavorare in geometria analitica nello spazio, ma viene data come intersezione di due equazioni di primo grado in x, y e z che quindi rappresentano dei piani. Quindi questa è la retta di intersezione, dati due piani non paralleli e non coincidenti, questi si intersecano in una retta. Quindi viene data in una forma un po' nascosta all'interno appunto di questo sistema. E la richiesta è qual è la distanza, quindi se chiamiamo R questa, ci viene chiesta la distanza tra il punto P e la retta R. Quindi supponiamo che il punto P sia qua e chiaramente la distanza noi sappiamo che è la lunghezza del segmento che incide perpendicolarmente sulla retta data. Allora, ci sono molti modi per fare questo esercizio, però considerando che durante il corso di preparazione all'esame di stato conclusivo, molti studenti e molte studentesse mi hanno detto che appunto la parte di geometria analitica nello spazio è stata fatta in maniera forse veloce, quindi non tutte le nozioni sono immediatamente disponibili, poi ci sono tante cose da ricordarsi anche delle altre no, parti delle conoscenze che dobbiamo avere per affrontare con serenità la prova ESC. Allora, si può affrontare questo quesito in maniera abbastanza intuitiva. E cioè, la strategia che propongo qua è la seguente. Si prenderà un punto Q dello spazio, quindi un punto di coordinate x, y, z non note. Si chiederà che questo punto appartenga alla retta Q. E quindi questo ci permetterà di ricavare essenzialmente le coordinate del punto Q in termini di un unico parametro, che possiamo lasciare una delle coordinate, potremmo chiamarla T, ma la possiamo lasciare scritta come una delle tre coordinate. Quindi l'idea è considereremo il punto Q di coordinate x, y e z e useremo l'equazione della retta R per in qualche modo scrivere due delle tre coordinate di Q, per esempio la y e la z, in funzione di x. In questo modo il punto Q sarà determinato da un'unica incognita x. Dopodiché faremo la distanza, calcoleremo la distanza PQ, che sarà quindi una funzione di x, e cercheremo il minimo di questa distanza. E il minimo di questa distanza è chiaramente, la distanza cercata, ok? Quindi questa è più o meno la strategia. Alternativamente si può trovare l'equazione parametrica della retta R e una volta trovata l'equazione parametrica della retta R si può anche immaginare di considerare un piano passante per P e perpendicolare al versore della retta R e cercare poi Q come intersezione di questo piano. Però ci sono molte conoscenze di geometria analitica che vengono richieste in questa possibile strada. Invece la mia proposta, che adesso andrò a esplicitare, richiede veramente molto poco. Allora, immaginiamo di avere un punto Q di coordinate x, y, z. Come faccio a imporre che appartenga alla retta R? Beh, posso immaginare di ricavare le coordinate tramite l'equazione della retta, però le equazioni della retta, che sono in questo caso date sotto forma di due equazioni di due piani, sono appunto solo due, quindi non posso eliminare tutte le coordinate del punto Q avendo solo due equazioni, posso eliminarne solo due. Cioè, in pratica, si tratta di prendere questo sistema e di trovare, per esempio, y e z in funzione di x.
In questo modo le coordinate del punto Q saranno tutte funzioni di un unico incognito. Esplicito. Allora, è chiaro che potrei invece trovare tutto in funzione solo di y o funzione di z, ma preferisco usare la x, anche se probabilmente non è la scelta più veloce. Quindi come faccio a trovare, per esempio, y in funzione di x? Beh, guardando le due equazioni dei due piani, mi accorgo che una delle due contiene y e l'altra meno y. Quindi probabilmente sommando queste due equazioni riesco in qualche modo a eliminare y. Come? Allora vado a riscrivere le due equazioni. La prima la lascio così com'è, x più y uguale z più 1. La seconda però la riscrivo riflessa, cioè scrivo meno y più 1 uguale a z. È uguale a quella che è scritta prima, semplicemente ho, come dire, invertito il verso dell'uguaglianza, quindi ho scritto il termine di destra uguale al termine di sinistra. Cosa succede? Che se io adesso sommo queste due equazioni, y meno y va via, e quindi ottengo x più 1 uguale 2z più 1. E quindi ho eliminato la y, quindi questa è una relazione che mi permette di trovare z in funzione di x. 1 e 1 si semplifica. E quindi posso scrivere che z è uguale a x mezzi. E adesso faccio la stessa cosa per y, qui è ancora più facile perché da questa posso ricavare che y è uguale a 1 meno z, e avendo trovato che z è x mezzi, da questa ricavo che y è uguale a 1 meno x mezzi. Quindi siamo riusciti, usando le equazioni della retta, o meglio dei due piani, la cui intersezione è la retta, a esplicitare z e y in funzione di x. Quindi un qualunque punto Q dello spazio appartenente alla retta deve avere la z e la y date da queste due espressioni in funzione della x. Quindi è chiaro che la x rimane indeterminata perché i punti della retta sono infiniti. Quindi al variare della x di Q questo punto si sposta. Ma la y e la z sono fissate perché appartiene alla retta. Ok. Bene, quindi possiamo scrivere che il punto Q è il punto di coordinate x, 1 meno x mezzi e x mezzi. Abbiamo essenzialmente questa relazione. Bene, a questo punto posso prendere questo punto Q e calcolarne la distanza dal punto P che mi è stata data all'inizio, che è il punto di coordinate, le riscrivo 2, 1, 1. Ops. È la distanza euclidea tra due punti, quindi è una distanza molto semplice da ricordarsi, al limite uno, se proprio non se la ricorda, può usare il teorema di Pitagora, okay, per determinare la distanza tra due punti nello spazio, ma è molto semplice. La distanza tra due punti nello spazio sarà la radice quadrata della differenza delle x al quadrato più la differenza delle y al quadrato più la differenza delle z al quadrato. Quindi è una cosa molto intuitiva e semplice da ricavare o da ricordarsi. E quindi adesso io sostituirò al posto di delta x, delta y e delta z le differenze tra Q e P di x, di y e di z. E questo mi permetterà di ottenere un'equazione per la distanza. Dopodiché cercherò la distanza minima. Siccome il quadrato è un'operazione monotona, cioè mi spiego, se devo cercare il PQ minimo, al PQ minimo, alla distanza minima, corrisponderà anche il quadrato minimo. Cioè posso anche considerare il quadrato in modo tale che elimino questa radice. Più delta z al quadrato, e quindi se trovo il minimo di questa espressione, troverò anche il minimo dell'espressione con la radice. Questo mi permette poi di fare una considerazione più semplice per trovare il minimo. Quindi adesso si tratta di sostituire la distanza al quadrato tra i punti P e Q sarà data da x meno 2 al quadrato più 1 meno x mezzi meno 1 al quadrato più x mezzi meno 1 al quadrato.
Semplifico alcune cose, questo lo posso scrivere come x meno 2 al quadrato, qui 1 e meno 1 va via, rimane meno x mezzo al quadrato, ma essendoci il quadrato posso anche eliminare il meno e quindi posso scrivere questo come x mezzi al quadrato, che poi sarebbe x quadro quarti, e qui abbiamo x mezzo meno 1 al quadrato. Spero di non aver fatto errori di calcolo. Ora non sviluppo i termini perché mi accorgo subito che questo, anche quando io lo andassi a sviluppare, diventa un polinomio di secondo grado in x, che noi sappiamo essere una parabola. Quindi in funzione di x questa è una parabola, e la parabola ha effettivamente un punto di minimo nel vertice. Quindi questa grandezza, ok, avrà un valore minimo, e se io trovo questo valore minimo, ho trovato la distanza minima tra P e la retta, e quindi la distanza tra P e la retta. Quindi adesso il problema diventa, devo trovare il minimo di questa grandezza. Abbiamo molte tecniche, per esempio posso svilupparla, tenere l'equazione di una parabola e ricordarmi come è fatto il vertice. Ok, il vertice di una parabola è meno b fratto 2a meno delta fratto 4a. Ma visto che siamo in quinta, posso anche trovare il minimo facendo la derivata e ponendola uguale a 0. Non devo fare neanche la discussione del segno della derivata perché ho già capito che questa funzione avrà un minimo e non un massimo o un flesso a tangente orizzontale. Quindi nel momento in cui so che ha un minimo, il punto in cui, l'unico punto in cui la derivata è 0 sarà il minimo ricercato. Quindi posso andare a cercare la derivata di questa espressione. La derivata di questa espressione sarà 2 volte x meno 2 per la derivata dell'argomento che però è 1, più 2 volte x mezzi per la derivata di x mezzi che è 1 mezzo, più 2 volte x mezzi meno 1 per la derivata dell'argomento che è di nuovo un mezzo, perché la derivata di x mezzi è appunto un mezzo. Notiamo come il 2 e il 2 si semplificano e quello che ottengo da questa derivata è 2x meno 4 più x mezzi più x mezzi meno 1. Questo è il risultato che abbiamo trovato dalla derivata. X mezzi fa x, quindi il risultato diventa 3x meno 5. Questo è il valore della nostra derivata. E noi avremo il minimo quando questo valore è uguale a 0. Ripeto, normalmente non mi basta, no? La derivata uguale a 0 potrebbe essere anche un massimo o potrebbe essere un flesso a tangente orizzontale, ma abbiamo, con il discorso fatto prima, già stabilito che questo sarà un minimo. E questo ci permette di dire x uguale 5 terzi. Attenzione, non abbiamo ancora finito perché in realtà l'esercizio mi chiedeva non il punto che ha la distanza minima sulla retta dal punto P, ma la distanza. Quindi adesso io devo prendere questa x e sostituirla dentro questa espressione qua. E troverò chiaramente la distanza al quadrato, prenderò la radice. Quindi x abbiamo trovato essere 5 terzi. E quindi possiamo a questo punto dire che P al quadrato è 5 terzi meno 2, che fa meno un terzo al quadrato, quindi fa un nono, più 5 terzi diviso 2, 5 sesti al quadrato, 25 36esimi. Sto sostituendo 5 mezzi in questa espressione qua, no? Quindi qui, qui e adesso qua. 5 mezzi diviso 5 terzi, scusatemi, diviso 2 fa 5 sesti, meno 1 fa meno un sesto al quadrato, un 36esimo. E facendo il minimo comune multiplo diventa 4 più 20, più 25 più 1, e cioè 30. Quindi il risultato è 30 36esimi. Spero di aver fatto in maniera corretta. Ricordiamoci che però PQ quadro è la distanza del punto al quadrato. Quindi la distanza del punto P dalla retta sarà la radice di 30 36esimi. E questo chiude il quesito. Va bene? Ribadisco, non è l'unica strada, però secondo me è quella che richiede meno conoscenze e più intuizione sul problema di geometria analitica. Quindi, riassumendo, quello che ho fatto è stato, considerando che questa retta è data dal
intersezione di due equazioni di primo grado, che sono due piani, ho preso un generico punto Q, ho utilizzato queste due equazioni per trovare la x e la y in funzione, scusatemi, la y e la z in funzione di x, e quindi il punto Q che appartiene alla retta sarà dato da questa espressione che contiene solo x. Ho trovato quindi la distanza di questo punto generico che contiene solo x dal punto P fissato dall'esercizio, e questa distanza, ne ho considerato il quadrato, è un'equazione di secondo grado, e quindi questa distanza è rappresentabile con l'andamento di una parabola. Il minimo di questa parabola sarà la distanza minima tra il punto P e Q, e quindi, tornando al disegno, questa distanza qua. Okay, quindi al variare di Q questa distanza varia secondo appunto un moto parabolico, se vogliamo così dire, e avrà il suo valore minimo in questo punto qua. E questo valore minimo lo abbiamo trovato ed è pari alla radice quadrata di 30/36. Spero di essere stato chiaro, eventualmente sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Buonanotte.